Sono Carlo Calcagni, colonnello del ruolo d'onore dell'esercito italiano. Sono un paracadutista, un pilota ed istruttore di elicotteri, che per servizio ha contratto un'invalidità permanente del 100%. E proprio per questo sono stato riconosciuto vittima del dovere. Mi sono ammalato per causa e fatti di servizio durante la missione internazionale di pace della NATO sotto l'egida dell'ONU nel 1996 nei Balcani, in Bosnia-Erzegovina, dove ho contratto una grave malattia che ha coinvolto i miei organi vitali. Durante l'attività svolta, che è stata considerata come il più nobile dei servizi alla collettività, cioè quello di salvare vite umane. Proprio a causa della contaminazione da metalli pesanti, ho sviluppato anche una grave polineuropatia, cronica, degenerativa ed irreversibile, con Parkinson. Combatto la malattia con tanti medicinali, sottoponendomi anche a una sorta di dialisi settimanalmente, ma combatto la malattia soprattutto con tantissima forza di volontà, cercando di essere un esempio di incoraggiamento per gli altri, che incito a non arrendersi mai e a non sentirsi mai soli. Sono un atleta, un campione paralimpico plurimedagliato, ma sono soprattutto un campione di vita, come ormai tutti coloro che mi conoscono amano definirmi. Le mie vittorie sono le vittorie di tutti. Pur convivendo con una situazione al limite del possibile, non mi sono mai perso d'animo. Non ho mai abbandonato la mia amata bicicletta, che oggi, a causa delle gravi patologie che interessano e coinvolgono il mio organismo, si è trasformata in un triciclo. Ma un triciclo che amo definire triciclo volante. Ho da sempre praticato sport. Sono cresciuto a pane e sport, ma soprattutto ho continuato a praticarlo anche dopo la malattia. Ho continuato proprio con il mio sport preferito, nonostante tutto, ottenendo risultati eccellenti, partecipando a gare e competizioni in ogni parte d'Italia e del mondo. Cerco di dimostrare quotidianamente a tutti coloro che vivono la malattia o che si trovano nelle mie condizioni, che bisogna uscire dalle mura domestiche per riprendere in mano la propria vita. Attraverso la passione, ricominciando a vivere grazie allo sport, non solo alla ricerca o alla conquista di risultati,
ma proprio per ridare speranza a coloro che, a causa delle difficoltà o della malattia, hanno perso anche quella. Sopravvivo grazie alle quotidiane terapie, alle cure, agli interventi spesso d'urgenza, ma vivo grazie allo sport e all'amore di chi mi sta accanto, di chi mi stima, di chi mi incita ad andare avanti. Io sono la dimostrazione di quanto lo sport e la volontà necessaria per andare sempre oltre i nostri limiti possano diventare ragione e strumento di vita. Quanta follia c'è in questa sfida, tanta quanta ne serve per guardare in faccia i propri limiti e decidere che solo la tua testa è in grado di superarli. Sino a riuscire a negare ad un dolore che insiste forte e persistente. La mia vita è una gara continua, una corsa per seminare l'avanzare delle patologie ed andare verso nuove vittorie. È così che sono diventato maestro di vita per tanti ragazzi che oggi trovano in me un modello, un eroe positivo da imitare. Mai arrendersi. Mai.